Salve a tutti e bentornati su Speziata. Oggi vediamo la preparazione di una delle basi più importanti della pasticceria, il pan di Spagna. È una massa montata a base di uova, zucchero e farina che lievita senza la necessità di aggiungere agenti lievitanti. Infatti l'aumento di volume è dato dall'aria incorporata durante lo sbattimento delle uova con lo zucchero. Aumento di volume che poi si accentua e si stabilizza con la cottura in forno grazie alla coagulazione delle proteine contenute nelle uova. Il pan di Spagna viene utilizzato ampiamente in pasticceria soprattutto per realizzare torte, ma anche per dolci al cucchiaio come potrebbe essere una zuppa inglese. Questo grazie alla sua struttura soffice, porosa e l'alveolatura molto fine che lo rendono molto adatto ad essere inzuppato. Possiamo realizzare il pan di Spagna col metodo della battuta unica, ovvero montando le uova intere con lo zucchero, oppure con il metodo della doppia battuta, che prevede di montare gli albumi e i tuorli separatamente. In questo video vi mostrerò come realizzare un pan di Spagna alto e soffice col metodo della battuta unica e con le dosi della massa media, ideale per realizzare torte. Per uno stampo dal diametro di 24 cm ci occorrono 240 g di uova, 160 g di zucchero e 160 g di farina, più un pizzico di sale e vaniglia per aromatizzare. Cominciamo la preparazione battendo le uova con lo zucchero, quindi prima le pesiamo, mi tolgo la tara dalla vasca della planetaria così non devo sporcare troppi utensili e vi rompo le uova. Vi ricordo che le uova dovranno essere a temperatura ambiente, altrimenti dobbiamo scaldarle a bagnomaria, ma se solo una volta unite con lo zucchero, altrimenti rischiamo che si coagulano. Solitamente con 4 uova grandi arriviamo a 240 grammi, altrimenti se le nostre uova sono più piccole possiamo romperne uno, lo battiamo e aggiungiamo il quantitativo necessario. A questo punto aggiungiamo lo zucchero, quindi azzeriamo la bilancia e uniamo 160 grammi di zucchero. A questo punto possiamo aggiungere la vaniglia che recuperiamo dal baccello, dobbiamo aggiungere solo i semini. Io non l'aggiungo perché ho dello zucchero già aromatizzato nel quale ho inserito baccelli di vaniglia recuperati da altre preparazioni, i baccelli vuoti dal quale ho eliminato solo i semini. Quindi montiamo le uova a una velocità media. Dopo circa 2-3 minuti di sbattimento, una volta che lo zucchero si sarà sciolto, aggiungiamo un pizzico di sale che accentua il gusto del dolce e aumentiamo di poco la velocità. È importante comunque mantenere sempre una velocità media in modo che la massa incorpori aria in modo omogeneo. Nel frattempo ci prepariamo lo stampo che possiamo imburrare e leggermente infarinare oppure rivestire con carta forno. Battiamo ed eliminiamo l'eccesso di farina. Una volta che la massa è ben montata, è chiara e spumosa, e scende a nastro dalla frusta, in gergo tecnico si dice scrive, ovvero se facciamo scendere la massa dalla frusta rimane sollevata in superficie. A questo punto possiamo incorporare la farina. Utilizziamo sempre un setaccio sia per eliminare eventuali grumi che per areare la farina ed incorporarla meglio alla massa. Per evitare di sporcare molti utensili utilizzo la bilancia e peso la farina che tolgo. Quindi mescoliamo delicatamente con un leccapentole, mescolando dal basso verso l'alto e con movimenti che vanno dall'esterno verso l'interno, in modo da non smontare la massa. Nel frattempo ricordiamoci di accendere il forno che deve essere impostato a una temperatura di 170-180 gradi. Trasferiamo il composto nella teglia. Livelliamo. E cuociamo in forno per 20-25 minuti, dipende dal tipo di forno. Trascorsi 25 minuti, controlliamo il pan di Spagna. Il
Verifichiamo la cottura con lo stecchino e se è asciutto lo togliamo dal forno. In questo caso è pronto, quindi possiamo toglierlo. Mettiamo al forno. Quindi lo possiamo lasciare raffreddare. Per farlo raffreddare prima è meglio lo trasferiamo su una gratella. Il nostro pan di Spagna è pronto per essere farcito e in prossimi video vi mostrerò come utilizzarlo. Un saluto da Sonia e alla prossima video ricetta.